Approvata la NADEF, il governo guarda la sua seconda legge di bilancio. Vuole confermare il taglio dei contributi a carico dei dipendenti, riordinare l'IRPEF e dare nuovi aiuti alle famiglie con redditi medio-bassi. Ma la coperta è corta, troppo, secondo l'esecutivo di Giorgia Meloni. La lista di temi che i partiti vorrebbero inserire, dall'aumento delle pensioni minime ai fondi per il ponte sullo stretto di Messina, è lunghissima. Proseguiremo sulla strada dell'abbassamento del cuneo fiscale, comunque della conferma della misura di diminuzione del 6-7% per il cuneo fiscale. Poi gli aiuti alle famiglie, siamo intervenuti con i carburanti, chiaramente si tratta di misure che non risolvono completamente il problema, ma che vanno incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie più in difficoltà. Finanziare la crescita e lo sviluppo, non possiamo permetterci la stagnazione, per questo concentriamo le risorse su famiglie, aiuto conciliazione lavoro-famiglia, imprese e sanità. Il deficit da quasi 16 miliardi non basta per tutte le misure, spiega il titolare dell'economia Giorgetti. Sul tavolo ci sarebbero una serie di misure per abbassare la pressione fiscale alle famiglie con figli, in particolare l'idea di dare un forte incentivo ai nuclei con almeno 3 figli. Nel frattempo l'opposizione difende il superbonus e attacca la manovra degli 0, Se loro possono permettersi di fare una legge di bilancio leggermente migliore dal punto di vista della capacità economica rispetto a quelle che erano le previsioni, lo si deve anche agli ottimi risultati che ci sono stati sul superbonus. Questa sarà la manovra dello zero virgola, nessuna misura per sostenere il rilancio delle imprese e quindi la crescita del paese, nulla per aiutare davvero le famiglie in difficoltà. Continuano semplicemente a cercare alibi sperando che gli italiani credano nella favoletta per cui è sempre colpa degli altri e invece è arrivato il momento che si assumano le loro responsabilità.